fondo ci ha detto che dalla prossima settimana inizieranno i primi rimborsi, cioè quelli che hanno presentato istanza e che hanno la pratica tutta a posto ricominceranno a ricevere i rimborsi. Partiranno lunedì prossimo 19 settembre i primi rimborsi forfettari per le obbligazioni subordinate azzerate nel processo di salvataggio dello scorso 22 novembre dei quattro istituti bancari Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara. In partenza oltre 400 istanze di rimborso anche da Arezzo. Non ne abbiamo già predisposte 436 che partiranno entro questa settimana, tra venerdì e sabato, perché abbiamo avuto chiarimenti necessari. Nel momento in cui partiranno le istanze è chiaro che abbiamo la certezza che la procedura che noi facciamo è corretta e quindi da un punto di vista procedurale non ci saranno intoppi. I requisiti ci sono perché se no non facciamo presentare alle persone istanze di rimborso, quindi teoricamente e credo anche sostanzialmente nel momento in cui il fondo riceverà la domanda, farà un esame se esistono tutti i requisiti previsti dalla norma e a questo punto la norma dice ci sono 60 giorni di tempo perché il fondo liquidi. Una questione ancora da risolvere riguardo alla quale Federconsumatori continua a richiedere maggior chiarezza da parte del fondo interbancario è quella riguardante i successori che rinunciano all'eredità a favore del proprio genitore. Una condizione che accomuna circa una sessantina di casi sui 1700 seguiti dall'Associazione di Consumatori. I figli molto spesso bonariamente, quindi non c'è un atto giuridico che testimonia che loro hanno rinunciato all'eredità, ma bonariamente rinunciano, dicono guarda babbo è tutto tuo, oppure guarda mamma è tutto tuo, no, non ci interessa sta roba. Ecco, il fondo interpreta questo atto di generosità come una sorta di cessione tra vivi e quindi non essendo più questo pezzo di prodotto acquistato in negoziazione diretta con la banca non lo ammette al rimborso. Per noi questa è una iattura.